Sono nel gruppo da 7 anni e ho conosciuto gli sbandieratori per tramite due persone. Un membro del gruppo che 7 anni fa, nel 2010, mi fece vedere, perché una passione in comune ci aveva avvicinato, mi fece vedere cosa si potesse fare con le bandiere e ne rimase affascinato. È anche vero però che è grazie a mio babbo che sono potuto entrare finalmente, perché è stato lui a spronarmi a entrare, in quanto anche lui è appassionato dello stesso sport. Nel gruppo sono entrato appunto per la passione che mi ha trasmesso mio babbo e mi ha spinto a rimanere, sia il feeling che si è creato con tutti gli altri membri, sia la possibilità ad esempio di girare feste medievali e girare il mondo in buona compagnia e esportando una tradizione del tutto fiorentina, che dà una grandissima soddisfazione. È la mia prima uscita da sbandieratore 7 anni fa, alla Fiera del Cioccolato, 6 anni fa, perché era nel 2011. La seconda è quella per la festa di Tavernuzzi al Castello, che si tiene da ormai 4 anni a Tavernuzze, che è il paese dove abito, e infatti mi fa sempre molto piacere partecipare, scendere in piazza e esibirmi davanti, diciamo, alla mia gente. E ho altri hobby, sì, amo il teatro, amo qualsiasi sport, quindi se c'è da fare qualcosa, ben venga. Scelgo il mio compagno singolista, Alessandro Guzzoletti. Ho determinate sensazioni quando sono in piazza. Vorrei sapere quali sono le sue e in che modo appunto vive l'esperienza da singolista, per poterci confrontare.